Orengo da remoto e ci dà l'ok. Ok, registrazione attivata, diretta live attiva. Buon lavoro. Riprendere. Prova? Sì. Grazie. Assessori, colleghi consiglieri, per darvi benvenuto alla seduta del 21 luglio 2021. Oggi sostituirò io il sindaco Bucci che ha degli impegni istituzionali improrogabili. Da adesso diamo inizio al Consiglio metropolitano. La prima pratica all'ordine del giorno, approvazione delle modifiche dello statuto. Sì, facciamo un appello e discuterà poi il dottor Anzalone che ne ha facoltà. Allora, Bucci assente, Anzalone, Bagnasco, presente, Bozzo, Conti, Cuneo, Ferrero, Presente. Franceschi, Garbarino, Grondona, Guelfo, Muscatello. Repetto, Rossi, Presente. Segalerba, assente. Senarega, Tedeschi, ha detto che non riusciva, assente. Villa, tre assenti, tutti gli altri presenti. Si sente? Sì. Allora, primo punto, approvazione delle modifiche dello statuto, lo illustra Anzalone, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Con questa importante delibera sottoponiamo al Consiglio le modifiche statutarie della società AMIU. Modifiche che permetteranno a rafforzare la governance di questa azienda, prevedendo facoltà di istituire anche l'amministratore delegato e dando indicazioni chiare all'emansione e all'attività del direttore generale. Come ne abbiamo affrontato durante i lavori della Commissione consigliari, abbiamo illustrato ai colleghi che hanno partecipato l'intenzione di questa amministrazione proprio di rafforzare le attività della società AMIU. Nel corso della commissione alcuni colleghi hanno rappresentato la necessità, che faccio anche mia, quella di non solo di intervenire sotto il profilo statutario come stiamo facendo oggi, ma di seguire attentamente le attività che vengono svolte sul nostro territorio, coinvolgendo poi tutte le amministrazioni locali. Alcune amministrazioni hanno rappresentato alcune necessità e come amministrazione ci siamo resi disponibili ad affrontare tutti questi temi, le varie problematiche che verranno affrontate con i sindaci e le amministrazioni che vorranno segnalarci alcune mancanze, come poter intervenire e migliorare il servizio sul nostro territorio. L'azienda è in evoluzione. E riteniamo che questo primo passo importante da discutere all'interno della sala consiliare, ma soprattutto di tutte le forze politiche, possa permettere, ripeto, un poter intervenire nel miglior modo possibile, soprattutto in quei casi specifici. E ripeto, è un primo passo. Come amministrazione siamo pronti a discutere anche di alcune segnalazioni puntuali che ci verranno fatte dal territorio, anche in apposite commissioni consiliari, per cercare di
e insieme coinvolgendo alla presidenza, in questo caso la governance dell'azienda, per affrontare al meglio tutte le problematiche che vengono segnalate. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Anzalone, chiede la parola il consigliere Pignone, ne ha facoltà. Grazie presidente, ma allora, è vero che quando si fa una variazione allo statuto ci sono più che altro, diciamo, le intenzioni, delle possibilità, delle possibilità che un'azienda, diciamo, possa o interpretare, diciamo, con lo statuto nel miglior modo possibile, in modo tale da erogare i servizi nel miglior modo possibile. Quello che emerge però di nuovo come l'altra volta, voi mi boicottate, è che non c'è Bucci, per cui non è il caso, ecco. Quello che volevo dire è che una società come AMI, una società complessa da 1500 lavoratori, ha una struttura, e ve lo dico qua perché è una cosa che magari vorrei condividere. A differenza, per esempio, giusto per fare il paragone con un'azienda complessa, o perlomeno tanto quanto come quella di AMT, voglio dire, la parte della presidenza, dirigenza, la messa insieme, diciamo, il CDA, bene, gli stipendi di un'azienda come Amio superano di quasi 400.000 euro all'anno quelli di AMT. Questo lo dico perché può fare la differenza, perché ti dà una dimensione, voglio dire, strutturale, che dovremmo come città metropolitana prima o poi tenere in considerazione. Noi abbiamo qui votato recentemente lo statuto di AMT, di AMI, scusate, ma prima di quello abbiamo votato il contratto di servizio. E per cui il contratto di servizio è l'elemento sul quale città metropolitana controlla l'erogazione di servizi delle partecipate. In quel contratto di servizio, ovviamente, Anio accoglie, diciamo, tutta una serie di possibilità e dall'altra parte la capacità di erogare quei servizi, di essere un'azienda adeguata a erogare quei servizi, cosa che mi sembra di capire, tra l'altro, che l'azienda non sta erogando nella maniera giusta. E qua ci sono i sindaci delle vallate che sanno meglio di me come invece la qualità del servizio di Anio è peggiorato nettamente da quando Anio ha rilevato, diciamo, ai comuni del Genovesato. Per cui non credo che sia l'amministratore delegato la persona che possa, diciamo, cambiare la situazione di AMI. Non credo che sia quello, perché ricordo qui che in AMI, nella struttura, manca il dirigente dei servizi, cioè colui che deve gestire i servizi non c'è. E per cui, ma lo dico più che altro per condividere, vuol dire, con i consiglieri che dovrebbero perlomeno avere a che fare prima o poi, vuol dire, con approfondimenti, per cui anche una commissione adeguata in città metropolitana proprio nel merito dell'erogazione dei servizi ritengo che sia necessaria. Ora, noi su questa parte qua, ovviamente, già ritengo che, come poi mi sono espresso ieri in consiglio comunale, ritengo che l'astensione sia necessaria, doverosa, anche perché di fatto l'elemento che deve caratterizzare un po' il tutto non è tanto la potenzialità che uno statuto mette a disposizione, ma come quell'azienda che noi controlliamo eroga i servizi in funzione del contratto che abbiamo siglato con essa. Per cui quello è l'elemento che noi dovremo nei prossimi mesi tenere in considerazione, e nei prossimi mesi io credo che sia necessario una apposita commissione per approfondire con la dirigenza, forse con il nuovo amministratore delegato, non lo so proprio, perché tra l'altro, e comunque, voglio dire, questa parte qua ritengo che sia più rilevante.
Lo volevo dire per condividere un po' le intenzioni anche che il nostro gruppo vorrebbe mettere a disposizione anche come conoscenza e sensibilità del territorio, e pertanto mi auguro, voglio dire, che quanto prima anche la dirigenza di AMIO venga a raccontarci lo stato delle cose e l'evoluzione, voglio dire, di quei servizi che mancano al territorio. Grazie consigliere Pignone per la sintesi, per la sua attenzione. Chiede la parola Maria Grazia Grondona, ne ha facoltà. Sì, io soltanto per intanto condividere quanto è stato detto dal consigliere Pignone e per condividere un po' quello che sarà il mio auspicio, che è il mio auspicio. Noi siamo partiti, parlo dei 5 comuni dell'Alta Val Polcevera, siamo partiti con la raccolta differenziata che poi si sta estendendo anche alla Valle Scrivia e al bacino. Comunque siamo partiti all'inizio del 2019. Abbiamo avuto delle grosse difficoltà di rapporti con AMIU che cominciano un pochino a andare meglio adesso, ma sono passati 2 anni e mezzo. Con tutta la preparazione che c'era stata. Quindi io quello che anche il consigliere Antalone ha affermato prima, il fatto del coinvolgimento, comunque il rapporto con i comuni, il venire nell'ascoltarci, perché poi siamo noi sul territorio, il fatto banale che il piano delle azioni che viene preposto ogni anno, ecco, che venga attuato, e che sia condiviso comunque prima e che le osservazioni che vengono fatte, dalle più stupide, banali, a quelle un pochino più sostanziali, che vengono comunque assolutamente poi messe in atto, perché noi siamo d'accordo su una gestione che deve essere una gestione che va incontro a noi e ai cittadini. Quindi io auspico che davvero venga il processo che è iniziato, che sta andando avanti, sia proprio in questa direzione. Nel lavorare insieme, nel coinvolgimento, perché altrimenti non ci siamo. Grazie. Grazie consigliera. Chiede la parola Claudio Villa, nella facoltà. Grazie. Grazie presidente. Ma mi piacerebbe condividere con i colleghi consiglieri e sindaci una votazione di questo tipo, non oggi, ma successivamente a un incontro magari con i vertici attuali di AMIU, come chiedo tra l'altro da numerosi mesi in Comune di Genova, dal quale io sono stato eletto in questa città metropolitana, per vedere finalmente un piano industriale di un'azienda che qualcheduno dice si evolverà, mi è sembrato di sentire oggi nell'intervento di presentazione della pratica, ma in un'azienda dove c'è il fuggi-fuggi generale di tutti i dirigenti, di tutti gli amministratori, e di solito, almeno per una mia modestissima esperienza, oramai quando c'è il fuggi-fuggi le cose di solito non vanno bene, ma questa è una mia soltanto impressione. E allora mi piacerebbe condividere in una riunione che si facesse qui, in una commissione, in un luogo dove insieme parlare della situazione attuale, della pulizia nei loro comuni, dello sfalcio, di tutto quello che AMI appunto è adibita a fare nei contratti che i comuni stessi, compreso quello di Genova, hanno firmato in convenzione. Allora io credo che sarebbe inutile modificare degli istituti per eleggere dei nuovi generali quando quelli precedenti purtroppo stanno portando alla situazione che vediamo, a una città, in particolare quella di Genova, chiaramente che è sotto gli occhi di tutti. Io provengo da una periferia dove abbiamo chiaramente l'erba alta 1,5 metri per andare nelle nostre crose, e credo che come in tutti i comuni della nostra provincia di Genova, una città che è pulita soltanto dove fa piacere a qualcheduno vederla, in Piazza dei Ferrari, in via Roma forse. E allora io credo che prima di una votazione di questo tipo sarebbe bello riuscire a incontrare i vertici, intanto chiedere loro un piano industriale e poi decidere eventualmente successivamente se votare appunto una pratica del genere. Perché è abbastanza incomprensibile
Come, forse è la prima volta che lo diciamo in questo consiglio, il piano industriale, almeno per quello che riguarda il Comune di Genova, neanche qui l'ho mai visto presentare di questa azienda. Allora mi piacerebbe magari prima di votare una cosa del genere, appunto, e colgo l'occasione magari per proporre eventualmente al consigliere o ai consiglieri delegati eventualmente di fare una cosa di questo tipo, e mi preparerò la richiesta di una commissione dove vengono i vertici di AMIO a raccontarci un po' quello che sta succedendo su tutto il territorio provinciale o metropolitano e capire un attimino quali sono appunto le condizioni attuali nelle quali operiamo. Allora scopriremo, come diceva giustamente prima di me il collega Pignone, che non basterà modificare qualcheduno o magari aumentare forse, non lo so, lo stipendio a qualcun altro, se sarà così, non lo so. Ma capire invece dove davvero si cominciano a intravedere quali sono le differenze tra i ruoli importanti del servizio rifiuti che AMIO svolge su tutto il territorio provinciale. E quindi capiremo bene, faremo la differenza tra ciò che è spazzamento e trattamento dei rifiuti, quindi parleremo appunto di Scarpino, parleremo ecco di tante problematiche che noi riteniamo essere ad oggi chiaramente non discusse e né tantomeno affrontate sui quotidiani o sui media locali, che di cui non si parla più di questa azienda. E quindi io colgo l'occasione appunto per ribadire, ma lo farà altrettanto in sede di dichiarazione di voto, che mi sembra l'astensione il momento più rispettoso per non andare a votare contro a dei lavoratori che probabilmente invece svolgono il loro ruolo in maniera efficace, ma certamente non sono diretti nel modo adeguato. Grazie. Grazie consigliere. Chiede la parola, non l'ha ancora chiesta, vorrebbe chiederla, Simone Franceschini, ne ha facoltà. No, vabbè, fatemi fare pure il ministro, spero che mi diano anche lo stesso stipendio. Simone Franceschi, grazie. Ministro. No, io cerco di replicare quello che è stato il mio intervento in commissione. Non voglio, anche perché ho avuto occasione di incontro specifico con la direzione ambiente e con i vertici di AMI, affrontare i problemi dei servizi, e so che in settimana c'è stato anche un altro incontro in Valtrebbia. Faccio solo una considerazione rispetto a quello che c'è stato detto in commissione. Il fatto che il tema del consigliere Pignone. Le considerazioni che sono state fatte in commissione sono quelle di apportare delle modifiche allo statuto per avere un'azienda più snella, più funzionale, più adeguata al fatto di avere delle figure che possano intervenire direttamente. Io ripeto quello che ho detto in allora. Non stiamo parlando di una società che è stata fondata 25 anni fa e dopo 25 anni viene adeguata. Stiamo parlando di una società che, quando un anno fa è stato presentato le modifiche statutarie in questo consiglio, questo gruppo le ha votate. E io capisco, mi dispiace che non ci sia, perché l'ho detto in commissione, l'avrei ripetuto oggi, glielo dirò in un'altra occasione. Io capisco che il sindaco abbia un'idea di un'azienda che funziona in una certa maniera. Mi dispiace solo che questa revisione di quella funzionalità non sia avvenuta un anno fa, quando abbiamo approvato lo statuto. Perché un pochettino mi spaventa, ed è quello che in parte stiamo vivendo nella gestione dei servizi, il fatto che bisogna prendere il servizio e costruiamo un piano finanziario. Quando poi mettiamo in campo quel piano finanziario, ci rendiamo conto che quello che abbiamo costruito un anno fa, quando è stato firmato il contratto, non poteva essere attuato in quella maniera. Abbiamo approvato un anno fa uno statuto e ci rendiamo conto che la funzionalità di quella società, quando l'abbiamo approvato un anno fa, non era funzionale, facciamo una correzione.
questa non mi dà una sensazione di programmazione e progettazione, mi dà una sensazione di gestione dell'emergenza. Diciamo che abbiamo vissuto un anno sulla pandemia, abbiamo vissuto un anno a essere probabilmente l'unico atto diciamo della regione a non essere andato in proroga, perché poi di fatto è stata aggiornata anche la parte di affidamento al 31 dicembre con la legge regionale, di conseguenza gli altri atti diciamo della regione vanno in proroga sui servizi e non hanno fatto l'affidamento. Noi siamo stati nei tempi, ma probabilmente il percorso che abbiamo costruito nei tempi lo abbiamo trascurato sulla funzionalità dell'azienda e sulla funzionalità e la risposta dei servizi al territorio. Speriamo che queste correzioni, queste integrazioni, queste interlocuzioni di queste settimane ci permettano di recuperare il tempo perduto e non trovarci nell'estate prossima ad avere ancora le problematiche che abbiamo oggi. Grazie. Grazie per il suo intervento. Qualche consigliere chiede la parola? Dibattito finito. Facciamo la nostra dichiarazione di voto. Ok, chiede la parola Elio Cuneo, nella facoltà di dichiarazione di voto. Ah, mi lascia sempre piuttosto interdetto il comportamento della maggioranza, anche su argomenti che, a mio modo di vedere, dovrebbero vedere in questa sede un dibattito più che acceso, non acceso, più che acceso. Invece abbiamo posto delle questioni e nessuno si degna di intervenire, di darci una risposta. Non abbiamo il sindaco, ma voglio dire, avremo un consigliere delegato che si occupa di queste questioni. E invece, ancora una volta, il silenzio e poi si andrà a votare. Il consigliere Villa ha chiesto anche un rinvio di questa pratica. Nessuno ha risposto, quindi vuol dire che si va a votare. Anzalone, io non l'ho detto... però è tua facoltà intervenire, voglio dire. No. Ok. Scusa. Vabbè. No, ma io ho chiesto, a parte al di là del rinvio, che immagino che sia roba che non si possa neanche sognare, sono altre le questioni che sono state proposte. E sono quelle questioni per le quali oggi, come noi abbiamo fatto invece un anno fa, non potremmo dare il nostro benestare a questa pratica. Non potremmo dare il nostro benestare perché troviamo un modo di comportarsi, come l'ha detto benissimo Simone, dopo soltanto 8 mesi andiamo a modificare uno statuto approvato perché qualcosa non funziona. E arrivano segnali dal territorio, e sono segnali assolutamente negativi, anche la stampa. Mi pare che in questi giorni ho parlato di lettere dei sindaci della Val Trebbia che lamentano che il servizio non funziona. Il segretario stesso in commissione ci aveva manifestato in maniera esplicita, chiara, che ci sono delle negatività sul servizio. È questo che noi oggi non possiamo esprimere un voto favorevole, come avremmo voluto farlo, ma non per l'AMI, ma per i comuni su cui abbiamo esteso un servizio. E quindi chiediamo quello che hanno già fatto i miei colleghi, assolutamente un confronto necessario a tempi brevissimi di Città Metropolitana e i suoi tecnici con AMNIO, con i comuni del Genovese. Perché noi ci siamo convinti che soltanto istituire la figura di un consigliere, di un amministratore delegato non sia
detto che Cassano non sia quello che può risolvere questi problemi che si vengono presentati. Anzi, casomai, credo che potrebbero anche, almeno dal punto di vista finanziario, essere peggiorati. Tra l'altro, da parte del sindaco continua a esserci l'insistere sulla possibilità di estendere il modello che abbiamo applicato sul genovesato anche ad altre parti del territorio. Io credo che sia proprio il momento invece di ripensarci in maniera seria anche da parte della maggioranza. Il nostro voto sarà per tutti questi motivi, ma soprattutto per non aver ottenuto in questa sede risposte adeguate di astensione. Grazie. Grazie consigliere Cuneo. Chiedo la parola a qualche altro consigliere per dichiarazione di voto. A posto? Andiamo in votazione. Votazione elettronica allora, ok. Voto per l'immediata esecutibilità. Manca il voto di Ferrero per l'immediata esecutibilità. Ok. Manca Villa. Grazie. Completo. Ok, allora seconda pratica all'ordine del giorno, salvaguardia degli equilibri di bilancio, illustra la pratica per la maggioranza, il dottor Muscatello, ne ha facoltà. Buonasera, bentrovati, grazie Presidente. Dunque con questa proposta di delibera andiamo a confermare la salvaguardia degli equilibri di bilancio al 30 giugno del 2021.
Come i consiglieri ben sanno, tutti gli enti locali, a sensi dell'articolo 193 del testo unico sugli enti locali, tutti i comuni, città metropolitane, le province devono entro il 31 luglio verificare gli equilibri di bilancio, quindi tutte le entrate, tutte le uscite per il pareggio di bilancio. Quindi il pareggio di bilancio è confermato. Il parere dei revisori penso che sia arrivato a tutti i consiglieri, dove gli equilibri sono rispettati, e pertanto andiamo ad approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio al 30 giugno del 2021. Contestualmente a questa delibera procediamo anche a un'operazione di bilancio, che è richiesta per due ordini di motivi. Uno, perché ad assegnare, non so se vi ricordate, dei 4.081.000 euro di avanzo dell'emergenza Covid, che erano destinati sia per le minori entrate da parte della città metropolitana e sia per progetti di sanificazione, progetti di distanziamento. Per un avanzo di 4.081.000 euro, di questi andiamo ad assegnarne in questa delibera di questa proposta 2.500.000 euro per far fronte alle minori entrate da parte delle RC Auto. Quindi è una voce interna dove abbiamo minori entrate RC Auto e andiamo a coprirle con la voce trasferimenti. E questa è la motivazione principale per cui si fa questa operazione di bilancio. E poi comunque contestualmente andiamo ad assegnare 60.000 euro per interventi di sanificazione, sempre da questo fondo, e quindi la spesa corrente, e 130.000 euro per interventi di sua edilizia scolastica per la parte in conto capitale. E, sempre, non so se ricordate la questione dei residui, sempre in questo momento abbiamo preso contatti con la Regione Liguria e pertanto abbiamo avviato un tavolo di confronto per concordare una sistemazione di tutte le partite contabili, soprattutto per quanto riguarda i residui passivi relativi all'attività di formazione professionale che erano stati inseriti in fase di rendicontazione con la Regione Liguria. La variazione comunque contestualmente ha, diciamo, sia per la spesa corrente che per la spesa in conto capitale, anzi possiamo anche dividerla, per quanto riguarda la spesa corrente complessivamente è una manovra di 903.758 euro. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale è 1.401.845. Dunque, la parte di corrente viene praticamente coperta con entrate a destinazione vincolata per 440.358 e maggiori entrate per 403.400 e maggiori entrate per 440.358. Quindi queste maggiori entrate, quindi la parte vincolata, viene così destinata. La parte a destinazione vincolata viene praticamente girata direttamente alla destinazione per cui era già destinata. Libri di biblioteca, trasferimento dal Ministero del Trasporto per spese di progettazione, trasferimento della Regione Liguria, ambito del ciclo rifiuti, per la parte di 440.358, mentre per la parte di maggiori entrate vengono destinate direttamente per interventi incentivi al personale ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, servizi diversi inerenti al patrimonio, vigilanza, portierato, vestiario, traslochi, servizio di deratizzazione e disinfestazione, che andiamo a prendere appunto quel fondo di 4.081.000 euro, e smaltimento dei rifiuti, servizi diversi, servizi generali, progetto fiscalità, formazione personale, servizi diversi per la viabilità. Complessivamente comunque la manovra per la spesa corrente è maggiore di 903.758. Per la parte in conto capitale la spesa viene così distribuita: manutenzione straordinaria edifici scolastici, che è la parte appunto avanzo Covid per interventi nelle scuole per mantenere il distanziamento, purtroppo. Manutenzione edifici di proprietà, spese di progettazione PUMS, interventi di edilizia scolastica, contributi ai comuni per la raccolta differenziata, interventi di edilizia scolastica,
acquisti di arredi per uffici. Totale di queste maggiori spese che noi mettiamo a disposizione, quindi degli uffici per gli interventi, sono 1.401.845. Mentre il piano di rientro rimane confermato, così come era stato già destinato in sede di consuntivo, per il 2021 5.500.000 e per il 2022 4.555.975. Non ci sono altre cose da comunicare. Sono a disposizione per eventuali delucidazioni o chiarimenti. Grazie. Sì, sì, chiama la sua. Grazie consigliere per la sua precisa illustrazione. Chiede la parola una volta, Nessuno? Andiamo in votazione. Dichiarazione di voto. Votiamo. Andiamo dichiarazione di voto e votiamo. Sì. Rifacciamo la votazione. Immediata eseguibilità. Completa. Sedici favorevoli.
Sì, ci siamo. Allora, la terza, parere della città metropolitana di Genova sul piano urbanistico comunale semplificato di Masone. Prende la parola e chiede la parola il consigliere incaricato Guido Guelfo. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. La pratica che si porta all'esame del Consiglio metropolitano appunto riguarda il piano urbanistico comunale di Masone. Città metropolitana deve esprimersi con un parere di competenza. Questo piano è stato redatto dal Comune di Masone ed i nostri uffici urbanistica hanno esaminato il piano e hanno riscontrato una generale coerenza e congruità con le tematiche di area vasta della città metropolitana. Sono stati formulati alcuni rilievi di tipo A con carattere vincolante riguardo all'organizzazione complessiva del sistema del verde, riguardo all'ambito fluviale con caratteri naturali dei sistemi sediativi urbani del torrente Stura e riguardo alla viabilità di competenza metropolitana. Sono stati formulati alcuni rilievi di tipo B con carattere non vincolante che riguardano le piste ciclabili, le punti appunto dove poterle posteggiare eccetera. E la pratica, questa pratica comunque è passata in commissione lunedì ed è stata votata all'unanimità. Questo è il progetto. Grazie. Grazie consigliere Guelfo. Chi chiede la parola? Nessuno. Di conseguenza dichiarazione di voto. Ok, allora votiamo. Andiamo in votazione. Abbiamo sempre il problema della votazione. Ok. Tutti favorevoli, in questa pratica non c'è l'immediata, no? Cioè l'abbiamo saltata. Bisogna votare anche. Votazione per l'immediata eseguibilità. Ok. Sì, manca Garbarino. Unanimità a chiudere. Tutti favorevoli. Benissimo. Adesso andiamo alla pratica numero 4, presa d'atto della composizione dei gruppi consigliari e modifica della compagine delle commissioni consigliari, meno al Consiglio metropolitano. Chi chiede la parola? Sì, c'è un... Marco, chi ti ha parlato tu? No? Sì, 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 sì. Si tratta, tanto per essere un po' più chiari, noi abbiamo già visto le pratiche. Il consigliere Conti aderisce al gruppo Fratelli d'Italia
e quindi abbiamo rifatto la composizione delle commissioni grazie insomma sempre alla disponibilità del consigliere Bozzo, quindi e questo è quanto. Quindi c'è una modifica semplicemente della compagine dei gruppi e votiamo questo. Segretario, consigliere Villa vuole intervenire, grazie. Mia facoltà. No, ringrazio la dottoressa Orlando, mi ha anticipato semplicemente perché avevamo letto la pratica, ma volevamo soltanto che qualcuno ce la presentasse, come credo sia giusto e doveroso fare in un consiglio metropolitano, quindi null'altro, grazie. Nel merito c'è stato semplicemente il consigliere Conti che è passato in Fratelli d'Italia, ecco, questo è il significato dal punto di vista politico di questo emendamento. Grazie. Ok, dichiarazione di voto. C'è stata una valutazione nei giorni precedenti dove appunto perché la rimodulazione delle commissioni cambierebbero gli assetti, di conseguenza va in votazione. Quindi votiamo, andiamo in votazione. Sì, votiamo anche l'immediata esecutività. Lo facciamo adesso. Proviamo. Benissimo. Ringrazio il segretario. Andiamo al punto numero 5, interpellanza presentata dai consiglieri Claudio Villa ed Elio Cuneo in merito alla prolungata chiusura della SP15 nel comune di Propata. Lo illustra naturalmente il proponente. Grazie consigliere. Grazie presidente, credo di poterla chiamare così. Sì, presidente del consiglio, sindaco metropolitano. Ecco. No, semplicemente vi ringrazio perché è un'occasione che mi date per poter chiaramente portare la voce di numerosi cittadini e sindaco. Voi tra di noi siete tantissimi sindaci, quindi credo che capirete davvero la gravità del fatto, ma la SP15 è di nuovo chiusa da parecchio tempo, proprio tra l'altro in occasione della stagione estiva, quando i villeggianti, ma non solo, cercano di ritornare a viverle, i comuni come quello di Propata ed altri. Nel rispetto davvero e nel riconoscimento dell'attività che hanno già fatto i nostri tecnici della provincia, scusate, della città metropolitana e chiaramente anche del consigliere delegato Senariga, che colgo l'occasione per ringraziare, perché ben ricorderete che l'anno scorso, proprio in questo periodo, io feci la stessa identica interrogazione, dove ahimè
la strada in allora rimase chiusa per un anno. Io feci una battuta al sindaco Bucci che si arrabbiò, ma gli ricordai che la strada di Propata si chiuse esattamente, credo, o negli stessi giorni della strada di Portofino. La strada di Portofino si fece nel giro di qualche settimana, la strada di Propata, ahimè, si fece dopo altri, credo, mesi, forse passò più di un anno. E ripeto, sempre con l'impegno dei lavoratori della provincia, ma proprio perché quest'anno ahimè siamo di nuovo da capo. E allora ringrazio Senarega perché l'ho tempestato di telefonate in queste settimane per far sì che si trovassero gli strumenti, le condizioni, ma innanzitutto le disponibilità economiche ed anche tecniche per poter realizzare almeno qualcosa, spero di provvisorio, perché consentisse almeno il passaggio in sicurezza con almeno un veicolo su una corsia o su due, questa è la speranza, di poter recarsi appunto nel comune di Propata, ma non solo, nel Monte dell'Antola, molto frequentato e di collegamento con altre vallate che ben conoscete. E allora io credo e chiedo semplicemente qual è lo stato attuale dei lavori e se sono iniziati, e con la speranza davvero che, come già successo l'anno scorso, il comune di Propata potrà festeggiare la riapertura di quella strada proprio il giorno 10 d'agosto, giorno di San Lorenzo, patrono del comune, e capire, ecco, appunto in questo consiglio a che punto siamo ed eventualmente quando eventualmente potremo vedere realizzata almeno la parte di quest'opera che so essere parte chiaramente di un'opera più grande, probabilmente, perché la frana, da quello che mi è stato detto, li ringrazio, dei tecnici e da Senarega, è sicuramente di più ampia portata, ma trovare delle soluzioni almeno urgenti ed efficaci e immediate, perché la strada in sicurezza, chiaramente con i sensori, con i semafori, con tutte quelle strumentazioni adeguate, possa consentire però alle persone di non fare un giro infernale per arrivare a quel paese che voi ben sapete essere stranamente, ecco, poco collegato, in una strada quasi unica, ce n'è un'altra ma raddoppia sicuramente il tragitto. E allora davvero nel ringraziamento a quel sindaco, a quei cittadini, a quei lavoratori, ci sono alcune aziende del comune di Propata che faticano ad andare avanti proprio perché ahimè oramai da 2 o 3 anni per un motivo o per l'altro si è sempre un po' nella stessa situazione, quindi capire eventualmente a che punto siamo e poi riferirlo chiaramente a quei cittadini. Grazie. Grazie consigliere Ville, doverosa la replica del consigliere Franco Senarega, ne ha facoltà. Grazie, la chiamerò anch'io presidente. Ringrazio il consigliere Villa e l'altro firmatario Cuneo dell'interrogazione perché mi dà un po' l'opportunità di chiarire cosa è stato fatto in questi mesi, perché quello che ha dato probabilmente più fastidio alle persone oltre all'isolamento è la sensazione che non venisse trattato il problema, che ci fosse una situazione di staticità. Questo non è vero, perché il prodotto nel gennaio di quest'anno, gennaio 2021, è un movimento importante che ha richiesto per alcuni mesi un monitoraggio attento, un monitoraggio strumentale, quindi il posizionamento di sensori per capire questo movimento franoso, di quanto si muoveva e la profondità che interessava. E la stessa strada, sì, è vero, nel dicembre 2019 era stata interessata da un problema analogo, sempre relativo a forti piogge, ed era stata riaperta poi nell'estate, quindi nel mese di fine luglio, primi di agosto, era il giorno preciso, non ricordo, con un impegno importante, in quel caso economico, era stato stanziato, 400.000 euro circa. Fortunatamente, anche se il movimento franoso è in aderenza a quell'intervento, l'intervento che è stato realizzato a suo tempo ha retto bene, e quindi oggi non siamo, diciamo, a dover rintervenire su
quel tratto stradale ricostruito, anzi ci ha dato modo di verificare che le operazioni che erano state messe in campo erano state davvero efficaci. Tornando a quello che invece è successo, ahimè, nel gennaio di quest'anno, il 2021, dopo appunto il cedimento della sede stradale di circa 50 centimetri, quindi un cedimento importante, a marzo sono stati appunto, come dicevo prima, installati tutti i sistemi di rilevazione che per motivi tecnici, per avere un quadro complessivo di quanto succede, devono essere letti a cadenza mensile. Siamo arrivati appunto a definire recentemente che il movimento del franoso si è praticamente fermato pochi millimetri a una quota di 20 metri. Contestualmente si è fatto la verifica per capire dov'è una roccia, dov'è un punto di eventuale ancoraggio solido, e questo, ahimè, risulta a oltre 20 metri dalla sede stradale. Quindi le operazioni poi per il ripristino definitivo di quella sede stradale devono per forza ragionare su altro tipo di interventi. Come dicevamo lì, è un movimento di versante importante. La sistemazione della strada è un elemento che ovviamente spinge a interessare anche altri enti, regione, comune stesso, per la realizzazione di briglie, di opere che poi vadano a rendere efficace quel lavoro che andremo a fare per sistemare il corpo stradale. Oggi cosa è stato fatto? Ripristino della pavimentazione, quindi abbiamo eliminato quel dislivello dei 50 centimetri, quindi in teoria oggi è transitabile, ma la strada è ancora chiusa, perché in queste settimane vengono posizionati tutta una serie di sensori che ci permetteranno di chiudere il transito qualora ci siano dei movimenti. La strada verrà riaperta fine luglio, quindi qualche giorno in anticipo forse rispetto all'anno scorso, con l'attenzione che dovremo avere per il periodo autunnale-invernale, perché certamente quello sarà una fase estremamente delicata che dovrà vedere un monitoraggio costante e probabilmente che dovrà in qualche modo potrà imporre la chiusura in caso di allerta rossa, in caso di allerta di un qualche tipo, perché sicuramente sappiamo essere un punto estremamente delicato e oggi la riapertura non va a sanare tutta una serie di opere che dovranno essere fatte per rendere definitivo o quantomeno stabile tutto un versante che è, come dicevamo, estremamente importante. Mi sembra di aver più o meno risposto a ciò che veniva chiesto, se vorrete appunto alcune altre indicazioni sono qua pronto a fornirle. In sala c'è anche l'ingegner Marchini che puntualmente con l'ufficio si è adoperato per arrivare a questo punto. Grazie. Grazie consigliere Franco Senarega. Volevo intervenire io in qualità di vice sindaco metropolitano, in una materia che conosco abbastanza bene, e ringrazio il consigliere Villa per aver stimolato questo tipo di dibattito. Un dibattito sì che viene da una battuta, Portofino, Propata, no? Che ci mancherebbe, che stimola il dialogo e la dialettica politica, però fa riflettere sull'enorme lavoro che ha la città metropolitana. Io colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare la disponibilità e la sensibilità del consigliere incaricato Franco Senarega, perché è disponibile sul territorio. Io l'ho vissuta in quel periodo, perché ahimè Portofino è vicino a Rapallo, e abbiamo vissuto assieme dei momenti drammatici sulla ricostruzione in un'intera cittadina che era completamente isolata. E soprattutto fa riflettere di quanti impegni si debba accollare la città metropolitana. Una città metropolitana che vede, consentitemi, un ente che è sottodimensionato per tutte le esigenze che ha. Questo io ve lo dico perché sono numerose le segnalazioni che facciamo. Io ringrazio l'ingegnere e il nostro dirigente che è sempre disponibile, che è qua in aula oggi ad ascoltarci, per la sua disponibilità, ma talvolta le fatiche che fate sono immense, perché ci troviamo tutti
adesso indipendentemente dallo schieramento politico e simpatizzante, perché oggi ci siamo noi, poi domani ci saranno le altre, ma l'ente ha bisogno di risorse. Ha bisogno di risorse perché il nostro territorio sta soffrendo tanto. Abbiamo anche talvolta delle situazioni, lei ha elencato la sua realtà che è sicuramente molto importante, ma vi garantisco che abbiamo numerosi smottamenti in tutta la nostra provincia. Quelli smottamenti che mettono in difficoltà l'apparato in una maniera pazzesca. E lei sa anche, consigliere Villa, cosa viviamo noi dal punto di vista di responsabilità. Ora parlo da sindaco. I sindaci vivono tra due tipi di reati, che sono l'omissione dati d'ufficio, volgarmente voi mi fate una segnalazione, io faccio finta di niente, se qualcuno di voi la fa bene con una PEC ben fatta, no? E mi indicate un muro pericolante, lei sa benissimo che se dovesse venire giù questo muro, il sindaco, l'assessore e il dirigente, secondo me, può passare qualche brutto quarto d'ora. L'omissione. Allora il sindaco dice, faccio il sindaco. Quello lì è l'abuso d'ufficio. No? Quindi questa è la realtà. Quando poi il sindaco prende in mano la situazione e chiama il dirigente e dice, adesso lei intervenga. Il dirigente giustamente ha altre realtà, c'è altre situazioni, magari non c'è quel pericolo che il dirigente ritiene, no? Può venire fuori uno scontro e il sindaco stesso commette un altro reato. Questo è quello che ci troviamo noi. Secondo me, in base su questi temi, lo dico a voi, mi rivolgo a voi perché siete tutti degli amministratori, la politica vera deve fare delle valutazioni. Non le possiamo fare noi. Dobbiamo dare a chi governa veramente la possibilità di governare. Perché oggi c'è la possibilità di fare politica, di andare su Instagram. Purtroppo noi ci troviamo veramente le mani legate. Se non le leghiamo noi le mani, ce le lega qualcun altro, perché commettiamo sicuramente dei reati. Questo non è corretto. Più potere alla città metropolitana? Assolutamente. È giusto che chi sbaglia deve pagare, no? Però è giusto che chi governa deve governare sotto tutti i punti di vista. È capitato a me più volte di non poter intervenire in situazioni che poi sono state situazioni che era evidente che un intervento dovesse essere realizzato. Noi non ce l'abbiamo fatta. Di conseguenza è mortificante per la parte politica, perché voi vivete, io immagino le vostre realtà, più o meno riconosco tutti i vostri paesini, quante segnalazioni vi fanno i cittadini. Ma molte volte sono segnalazioni corrette. Molte volte sono segnalazioni che meritano delle riflessioni. E me la politica poi obiettivamente non riesce. Un dirigente, risorse che sono ridicole. Parliamo della nostra Liguria, parliamo di un territorio che è vastissimo, no? Questi sono questi gli strumenti. Di conseguenza ci sono le scalette di priorità, si lavora con le priorità. In quel caso di Portofino, a prescindere da quello che rappresenta Portofino, ma la valutazione di Portofino dovuta giustamente a una battuta, però non è stata fatta in quanto Portofino. Portofino era completamente isolata, con una situazione drammatica, ed è stato un esempio quello di buona politica con la P maiuscola, che deve essere preso da esempio. Bisogna andare avanti, secondo me, su quella rotta. E io chiedo a tutti i nostri riferimenti che abbiamo dal punto di vista nazionale un atteggiamento diverso, soprattutto sulle figure dei sindaci e dei sindaci metropolitani. Io adesso abbiamo fatto delle proposte al presidente dell'ANCI, De Caro, naturalmente che anche lui è una persona molto molto presente, che conosce bene la realtà. Abbiamo bisogno di non solamente di risorse dal punto di vista economico, ma abbiamo bisogno di andare avanti, di dare delle risposte in tempi certi, che secondo me è quello che la politica deve fare oggi come oggi. Quindi io voglio ringraziare il lavoro che sta facendo il consigliere Senaghi, perché lo fa con passione, non è un lavoro semplice, assolutamente, e lo fa, a parere mio, molto bene, con molta attenzione e soprattutto con quell'equilibrio che un buon consigliere metropolitano deve avere. Grazie.
Ce l'ha? Sì, scusate, in quanto mi ritengo soddisfatto dalla risposta del consigliere delegato Senare, che ho già avuto modo anche personalmente di dirglielo. Mi fa altrettanto piacere che lei mi riconosca il fatto di parlare finalmente di cose che riguardano la città metropolitana, cose reali che credo sarebbe a volte più opportuno portarle all'attenzione di questo consiglio, proprio per il ruolo che ha. Lei in quello che dice mi trova completamente d'accordo, io ho vissuto da lavoratore questo ente, prima si chiamava provincia, e ahimè sono d'accordissimo con lei quando ci richiama a sicuramente una riorganizzazione, un ampliamento di risorse, di personale di questo ente così importante, così vicino alle realtà, voglio dire, comunali, di cui voi ben rappresentate appunto le loro comunità. Il fatto che io citavo il paragone con Portofino è per me però un fatto politico, non è un fatto soltanto di numeri o di sostanza. È ben chiaro anche a me che Portofino non è propata, ma io credo, come poi è stato fatto, che non si possa aspettare per una strada di propata, al di là di quella di Portofino, che si dovesse riaprire prima possibile, un anno e qualcosa. Perché io riconosco davvero e vi ringrazio della risposta e mi ritengo soddisfatto, ma ho ben presente il sacrificio che hanno fatto quei numerosi cittadini, alcuni cittadini che abitano ancora in quelle comunità, e altrettanto quel sindaco che come voi si è dato un grande affare per cercare di arrivare a una soluzione, e altrettanto i nostri tecnici della città metropolitana che hanno ben lavorato, e quindi siamo al punto di dire che nell'auspicio che poi si realizzeranno le cose più grandi, tra virgolette, quindi che questa frana davvero, e si troveranno le risorse, se siamo tutti d'accordo a votarle, anche con la regione partecipa a questa spesa, è di riuscire poi subito a riaprire con quello che c'è possibile fare, e altrettanto poi intervenire su una misura ben più ampia, che è quella di un consolidamento e di una frana che, come giustamente Senarega diceva, è ben più ampia. Grazie. Grazie consigliere. Secondo me, se nel Consiglio metropolitano, io non lo faccio mai nel Consiglio comunale, eventuali comunicazioni del sindaco metropolitano, mi sembra che il sindaco oggi non possa essere qui con noi, porto i suoi saluti, se ci sono qualche domanda, ma penso che il Consiglio sia chiuso, seduta chiusa. Grazie.